Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale un prodotto davvero interessante, un prodotto particolare che a tanti potrebbe sembrare un prodotto inutile, mentre ad altri potrebbe sembrare il prodotto più utile che abbiano mai trovato. Il prodotto di cui vi sto parlando è lui, la Power Station della Blue Yeti, la versione AC50S, una sorta di power bank gigante ma anche un generatore di corrente, quindi un dispositivo sicuramente dalle molteplici funzioni e dai molteplici utilizzi. Vi dico subito che non è un prodotto low cost, quindi non è un prodotto né a basso costo per il prezzo né di bassa qualità. Stiamo parlando di un prodotto di alto livello sia dal punto di vista costruttivo che dal punto di vista dei materiali utilizzati, dal punto di vista dei componenti installati all'interno. È davvero un prodotto incredibile da questo punto di vista e soprattutto un prodotto sicuro, perché quando si utilizza, secondo me, un prodotto di questo tipo è importante avere anche una determinata sicurezza. Cos'è il suo punto forte? Ovviamente ragazzi, come avete già adocchiato, sono le due prese per la corrente alternata da 220-240 volt, dove possiamo andare a collegare dispositivi che assorbono fino a 300 watt. Già solo questi due ingressi ci danno tantissime possibilità di utilizzo, ma prima di andare a vedere cosa è in grado di fare e cosa possiamo fare con lui, vi faccio vedere cosa troviamo nella confezione. Allora, la confezione l'avete già vista all'inizio, è questa, e già lei ci fa capire che è un prodotto di qualità, perché è un cartone che non è il solito cartone, è un cartone di qualità, per intenderci, giusto per ripetere la parola qualità, ma è così. Poi troviamo ovviamente lui, un dispositivo che pesa circa 5,6 kg, quindi un dispositivo pesante se vogliamo, ma che con le sue praticissime maniglie è trasportabile senza problemi, ovviamente non nello zaino, ma non è un prodotto da utilizzare per andare a fare le scampagnate. Poi trovate questa scatola dove all'interno abbiamo il manuale di istruzioni con le garanzie e via dicendo, abbiamo l'alimentatore per ricaricarlo, perché per ricaricare questo power bank gigante abbiamo bisogno di questo alimentatore che possiamo andare a collegare alla nostra rete di casa e andiamo a ricaricarlo, o altrimenti possiamo andare a ricaricarlo con l'accendisigari della macchina, ovviamente macchina in movimento, non macchina ferma, mentre andiamo con l'accendisigari, lo spinotto che poi è uguale a quello dell'alimentatore, e poi vi faccio vedere dove si trova, e andiamo a ricaricarlo quando siamo in auto o quando siamo con il camper, comunque quando siamo su un mezzo di trasporto che ha l'accendisigari. E poi un'altra possibilità è ricaricarlo con i pannelli solari, che ovviamente non sono inclusi, sono a parte, perché potrebbero interessare o non interessare, ma se qualcuno ha la possibilità di installare i pannellini solari è in grado di tenere carico questo generatore di corrente. In questo caso vedete che non è più solo un power bank, ma è anche un generatore di corrente, perché con i pannelli solari è in grado di continuare a generare corrente infinita. E poi abbiamo un cavetto Type-C, Type-C per collegare i vari dispositivi che possiamo andarci a collegare. Questo è quello che troviamo nella confezione. Come vi ho detto, il suo punto forte sono sicuramente questi due ingressi da 220-240 volt, ma sono anche tutti gli altri ingressi che abbiamo a disposizione. Lui è in grado di garantire corrente per 500 watt ora, quindi capite che ci dà tanta autonomia di corrente. Per accenderlo basta premere questo tasto qua e lui si accende. Qua ci fa vedere quanta carica abbiamo dentro di lui, mentre qua ci fa vedere quanti watt sta caricando. Nel caso dovessimo collegare poi i pannelli solari, è importante sapere quanto stiamo caricando a livello di watt. Qua invece abbiamo quanti watt stiamo consumando se andiamo ad attivare la corrente continua, quindi vedremo quanto stiamo assorbendo a livello di watt nella corrente continua, e se andiamo ad attivare la corrente alternata ci dice quanti watt stiamo assorbendo nella corrente alternata. Questi due tasti ovviamente vanno appunto ad attivare e disattivare le varie tipologie di prese, corrente alternata o corrente continua. Allora, le prese, come vi ho detto all'inizio, sono due di corrente alternata da 300 watt massimo di assorbimento, 220-240 volt. Quattro prese USB da 5 volt 3 ampere, ovviamente qua parliamo di corrente continua, una presa Type-C da 45 watt, poi abbiamo due prese per gli spinotti da 3,5 da 12 volte 3 ampere, sempre di corrente continua, e qua poi abbiamo una presa come quella degli accendisigari dell'auto, appunto per collegare quei dispositivi
dispositivi che abbiamo che hanno la presa dell'accendisigari. Immaginiamoci il frigorifero, quelli che possiamo portare in campeggio che hanno la presa dell'accendisigari della macchina, ecco, lo possiamo collegare qua, questo è un esempio, e quindi abbiamo 12 volte 10 ampere. Poi qua sopra abbiamo la ricarica wireless, quindi possibilità di caricare il nostro smartphone appoggiandolo qua sopra, e poi qua dietro abbiamo la presa di ricarica, appunto, che è uguale sia se andiamo a ricaricarla con i pannelli solari, sia se andiamo a ricaricarla con l'accendisigari della macchina, sia con l'alimentatore in dotazione sempre. Possiamo andare a collegarlo qua, quindi la ricarica avviene tramite questo spinotto, e qua abbiamo la possibilità di andare a accendere una luce a LED, quindi abbiamo anche questa cosa di avere tanta luce a disposizione nel caso dovessimo rimanere in un blackout in casa o dovessimo usarla in campeggio, quindi ci serve luce. Adesso ve la faccio vedere, vado ad accenderlo perché dopo un po' di secondi che lui non viene utilizzato e non ha collegato nessun dispositivo si spegne, quindi vado ad accendere. Abbiamo due tipi di luce, così che è quella più forte, così che è meno forte, o questa che è una luce di emergenza, di SOS, chiamiamola un po' come vogliamo. Allora, questo dispositivo, ragazzi, è incredibile. Ovviamente, come vi ho detto, è un dispositivo costoso, costa circa 500 euro, che non è un dispositivo per tutti dal punto di vista dell'utilizzo, perché comunque chi lo acquista e perché ne ha veramente bisogno ha bisogno proprio di queste caratteristiche. Ovviamente non ci deve ricaricare lo smartphone e basta, se no utilizza un power bank da 20 euro. Qua invece è un prodotto che ci permette di avere corrente dove non abbiamo corrente, quindi la possibilità di avere corrente in determinate situazioni. Pensiamo, che ne so, su un camper in campeggio, in una casa in campagna, in una casa in montagna dove magari non abbiamo la corrente. Ok, con lui possiamo avere la corrente per determinati dispositivi, possiamo collegarci addirittura una televisione se vogliamo, perché comunque una televisione non consuma più di 300 watt, quindi possiamo andarci a collegare tutto quello che vogliamo che non consumi più di 300 watt di assorbimento. Poi vi faccio vedere, facciamo qualche prova che vi faccio capire cosa è in grado di fare e cosa succede se andiamo a collegare qualcosa che assorbe di più di 300 watt. Quindi un dispositivo sicuramente utile per tanti ambiti, anche magari in situazioni di emergenza, per un pronto soccorso, un pronto intervento, avere un dispositivo che genera corrente per determinati magari strumenti medici, non so, dopo uno va a pensare quello che vuole di quello che si può fare. Ovviamente è facile dire vabbè, ma 500 euro per avere corrente, dipende sempre a cosa serve, come dire cavolo, 1000 euro per un drone, per me 1000 euro per un drone tanta roba, li spendo volentieri. Un altro 1000 euro per un drone non li spende e dice ma caro, 1000 euro per non far volare un drone, cioè è questo un po' il concetto, dipende sempre cosa uno lo acquista e per cosa gli serve. Uno che ha un camper, va in campeggio, gli serve corrente dove non ce l'ha, questi diventano 500 euro spesi davvero davvero bene. Allora, adesso volevo farvi vedere due o tre prove, tipo, che ne so, ricaricare le batterie dei droni FPV. Ovviamente non lo si acquista per ricaricare le batterie dei droni FPV, quello sicuramente, come non lo si acquista per ricaricare le batterie di nessun drone, perché il costo non va sicuramente a giustificare l'utilizzo che ne dobbiamo fare. Però già se pensiamo di utilizzarlo per ricaricare le batterie di drone FPV di un gruppo di appassionati che va sempre tutti insieme a far volare i droni FPV, per esempio, che ne so, 5-6 persone che vanno a far volare i droni FPV e vogliono avere della corrente perché vanno a volare in un bando piuttosto che in qualche zona in cui non c'è corrente e hanno comunque la necessità di ricaricare delle batterie dei droni FPV, diventa interessante, perché comunque magari dividono la spesa, quindi magari viene a costare, che ne so, 70-80 euro a testa, ma sanno che hanno un dispositivo che per necessità possono utilizzare per ricaricare le batterie dei droni, per ricaricare i cellulari, per usare magari anche un Dremel, quindi questi trapanini che sono in grado di fare tutto, lui è in grado di alimentare anche questi, quindi dipende magari anche proprio dall'utilizzo. Però giusto per farvi capire come funziona, vi faccio vedere varie prove. Allora, vado ad accenderlo e vado a collegare lui un caricabatterie di batterie FPV. In questo caso andremo a collegare delle batterie da 1500 mAh 5S. Allora vado a collegare la presa, vado ad attivare la corrente alternata, quindi devo andare a far illuminare questo piccolo LED. Ok, adesso sono alimentate queste due prese, poi se voglio posso andare a alimentare anche le altre, quelle della corrente continua, però in questo caso non le sto utilizzando, quindi le vado a spegnere.
Adesso vado ad alimentare il tutto, quindi vado ad accendere il mio caricabatterie, quindi vado a dirgli che voglio ricaricarle, faccio partire quella di sinistra, poi vado di qua, faccio partire quella di destra, perfetto. E adesso sta caricando le mie due batterie al lipo da 5S da 1500 mAh. Sentite che è partita la ventola di raffreddamento, perché comunque lui ha nei suoi fianchi questi buchi da reazione da dove con la ventola butta fuori l'aria calda, perché comunque come dove passa tanta corrente si genera calore, in più è un dispositivo che possiamo usare comunque anche in zone calde, quindi tutto questo calore che si va a generare tra esterno e interno viene comunque raffreddato dalla ventola di raffreddamento, e vi assicuro ragazzi che è un dispositivo super sicuro perché è fatto benissimo. Questa parte arancione è in gomma antiurto, e la cosa che volevo farvi vedere ragazzi è questa. Vedete che qua abbiamo quanta corrente stiamo assorbendo. In questo caso, caricando queste due batterie, sto assorbendo circa 80 watt di corrente. Cosa vuol dire? Che dei 300 che ho a disposizione ne sto assorbendo 80, ne ho ancora 220 disponibili. Quindi potrei dire ok, sto caricando queste batterie dei droni FPV, vado a caricare le batterie del mio Mavic Mini. Quindi vado a collegare. Questi sono solo esempi, ovviamente non lo si acquista per ricaricare le batterie del Mavic Mini, fate prima a comprarvi più batterie del Mavic Mini nel caso, però giusto per farvi capire se uno ha questo prodotto quante cose può fare, poi ovviamente magari lo acquista per cose più importanti, magari per un blackout, perché supponiamo di abitare in zone in cui salta spesso la corrente, magari che ne so in montagna o in zone particolari in cui ci sono spesso dei blackout, lui è in grado di garantirci della corrente per accendere delle lampadine, per far andare magari il frigorifero, per accendere magari la televisione se volessimo, cioè nell'assorbimento di 300 watt possiamo collegare cose e sicuramente diventa super super utile anche in questa situazione. Allora, adesso ho attaccato le batterie del drone Mavic Mini per essere ricaricate. Andiamo a vedere cosa è cambiato. Ecco, adesso siamo quasi a 90 watt, però capite che hanno influito davvero poco nel consumo, nell'assorbimento di consumo le batterie del Mavic Mini. A questo punto posso dire vado ad accendere anche la corrente continua, quindi ho acceso il LED e vado a mettere il mio smartphone a ricaricare qua sopra. E vedete che lo smartphone si sta ricaricando. Adesso aspettiamo un attimo che appaia quanto assorbe come corrente. Qua siamo arrivati a 8 watt per lo smartphone, quindi abbiamo ancora tantissima corrente disponibile. Una cosa che volevo farvi vedere adesso è collegare qualcosa di un po' più impegnativo. Perché? Per farvi vedere cosa succede in caso di sicurezza se dovessimo andare oltre i 300 watt disponibili. Adesso vado a togliere lo smartphone da sopra, vado a staccare le batterie del Mavic Mini. Ovviamente potete collegare anche le batterie di ricarica per il Mavic Pro, cioè sia chiaro, potete caricare le batterie del DJI FPV, cioè qualsiasi cosa che abbia un alimentatore con la presa da 220-240 volt lo potete andare a ricaricare. Potete andare a ricaricare anche le batterie della bicicletta elettrica, cioè se avete quella necessità si può fare anche quello. Allora vado a interrompere le batterie che si stavano ricaricando, ok, vado a spegnerlo e adesso volevo farvi vedere una cosa. Allora, se io vado a prendere un phone tipo questo, un piccolo phone ma che ha un assorbimento fino a 1800 watt nel caso di potenza massima, volevo farvi vedere cosa succede. Allora, io vado a collegare il phone, vado a farvi vedere quanto è l'assorbimento. Allora, con l'aria tiepida e le ventole al minimo, quindi aria tiepida, vedete, cioè sull'1, e le ventole le andremo a mettere all'1, quindi questo è l'assorbimento, è di 145 watt circa, quindi siamo ben sotto ai 300 watt disponibili. Se io adesso però vado a mettere sulla ventola quella più forte, siamo a 258 watt, vedete? Se io adesso abbasso a 1, quindi riscendiamo a 145 watt, vado a mettere su eco, che però è una via di mezzo, quindi avremo aria più calda, però con un risparmio di energia. Quindi vado a mettere su eco,
e abbiamo 350 watt, quindi ha abbassato un po' la ventola, avete sentito, perché ha un risparmio di corrente l'eco, però l'aria è abbastanza calda, non è più tiepidina ma è bella caldina, direi, però riesce a reggere. Se io adesso vado a aumentare la ventola, quindi metto la ventola al massimo lasciando anche su eco, quindi senza andare sul 2 dove è improponibile, ecco quello che succede. Ok, errore 36, lui si è spento, errore 36, perché? Perché è andato in eccesso di assorbimento, quindi per sicurezza va a disattivare il tutto, non succede niente, lui non va in protezione, quindi non si brucia, non si rovina, il dispositivo non si rovina e non è successo praticamente niente. A questo punto basterà andare a spegnere le prese e resettiamo l'errore. Quindi avete visto come comunque c'è la possibilità di usare anche un fono, ovviamente non con l'aria bollente, con l'aria tiepida, non con le ventole al massimo, ma la possibilità di utilizzare anche un fono. Questo era solo per farvi vedere che comunque è sicuro e non succede niente a livello di danni se collegate per sbaglio qualcosa che assorbe di più, che non pensavate che assorbisse così tanto. Però ragazzi, avete visto come è incredibile, quindi pensatelo davvero in tantissimi ambiti. A me è venuta in mente anche una situazione che vedo qua spesso intorno a me, io abito nelle campagne qua in Lombardia e tanta gente ha acquistato dei pezzi di terra agricoli, ovviamente li ha recintati bene, poi ci ha messo dentro le casette di legno, poi ci ha messo le piantine, le cose, e ha fatto delle specie di giardini dove va a passare il sabato e la domenica, magari arrivando dalla città, quindi non è gente di qua, magari è gente che arriva dalla città e quindi si è comprato questo pezzo di terra, magari mette giù due sdrai e via dicendo, però ovviamente sono campi agricoli e la corrente non c'è, quindi potrebbe portarsi tranquillamente un prodotto di questo tipo e se sta lì tutto il giorno con comunque corrente disponibile, poi se ha la possibilità mette anche i pannellini solari venduti separatamente, a quel punto crea un generatore di corrente, che veramente ha un generatore di corrente, perché comunque il pannello solare continua a far generare corrente a questo dispositivo. Quindi ragazzi, sicuramente è un prodotto, questo Blue Yeti AC50S, davvero incredibile. Poi comunque con i suoi 500 watt ora di corrente che ci dà a disposizione, e in base poi a quello che andiamo a collegare, capite che abbiamo tantissima corrente a disposizione. Pensate anche a collegare un MacBook, un portatile, quindi tutti questi accessori che tutti abbiamo, che magari in determinate situazioni ci viene utile avere la possibilità di collegare e tenere alimentati, perché ci servono per ambito lavorativo, perché siamo andati nella nostra baita di montagna ma non c'è la corrente, perché siamo andati a fare campeggio e vogliamo avere un alimentatore comodo dove siamo con il nostro Mac a lavorare in campeggio, nel camper, cioè in tante situazioni dove non abbiamo possibilità di avere le nostre prese di corrente a cui siamo normalmente abituati. Quindi ragazzi, è un prodotto che vi straconsiglio, ovviamente a chi ha bisogno di corrente o tanta corrente e va in posti in cui non ce l'ha. Quindi questo è sicuramente un prodotto super interessante, super sicuro e super consigliato per queste tipologie di persone e per questi utilizzi di cui ho fatto qualche esempio. Ma poi probabilmente ce ne sono altre decine di esempi che non mi sono venuti in mente, ma che sicuramente magari chi vede il prodotto dice: cavoli, però per fare quella cosa mi potrebbe venire utile. Perché magari tanti di voi non conoscevano l'esistenza di un prodotto del genere e adesso dice: cavoli, però mi servirebbe, o magari non gli serve adesso, poi magari in un futuro gli salta fuori una necessità e sa che esiste un prodotto di questo tipo. Quindi ragazzi, vi lascio qua sotto in descrizione il link della Blue Yeti se volete dargli un'occhiata, a lui, ai pannelli solari, alla descrizione, alle caratteristiche tecniche più dettagliate di questo prodotto, e spero che questo video vi sia stato utile e di avervi portato un prodotto interessante sul mio canale. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato questo prodotto della Blue Yeti, la C50S, questo Maxi Power Bank, vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler, stampe 3D, voli in FPV. Sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!